Ciao, qui con noi ci sono l'associazione Sea Scout di Roma e ci volete spiegare più o meno qual è il vostro ruolo in questa manifestazione? Allora, noi siamo in questa manifestazione per fare sorveglianza a bordo vasca, quindi siamo sub, praticamente nasciamo come scuola sub, facciamo BSLS, essendo chiaramente subacquei facciamo oxygen provider e quello che sono le norme del primo soccorso. Ci siamo offerti volontari, abbiamo saputo dell'iniziativa attraverso internet e abbiamo deciso di partire da Roma e aderire a questa bella manifestazione. Quindi siete qui per un motivo, diciamo, di solidarietà, per fare parte di questa grandissima manifestazione che sta raccogliendo molti consensi, infatti guardate quanta gente è presente in questa piscina. Non ho capito. Sì, sì, è un motivo di solidarietà perché l'iniziativa è buonissima, è una cosa bella, specialmente noi come SUB poi siamo specializzati per fare corsi SUB per bambini disabili, per cui questa manifestazione l'abbiamo sentita in maniera particolare, facendo la raccolta per fondi benefici per un reparto di oncologia infantile, è sicuramente una cosa molto importante. E è la prima volta che partecipate ad un evento benefico oppure già avete già avuto altre esperienze? Noi abbiamo fatto una nostra iniziativa, abbiamo portato a Roma il 30 maggio a Santa Marinella, abbiamo fatto il mare in fondo agli occhi, stiamo raccogliendo e abbiamo raccolto dei disegni fatti da bambini dai 4 ai 14 anni. Questi disegni verranno poi raccolti in un libro e i fondi della raccolta saranno evoluti per corsi per disabili. Siete contenti di aver partecipato a questa manifestazione in questa città che ha accolto così bene lo spirito dell'iniziativa? Beh, certo, chiaramente. E va bene, volete fare un saluto ai vostri piccoli allievi? Noi abbiamo piccoli allievi qui perché abbiamo dei figli, c'è Gabriello, mia figlia Masha che in questo momento sta dormendo e abbiamo altri bambini a Roma per cui salutiamo molto ben volentieri. Va bene, grazie mille, vi ringrazio per aver partecipato.